Oggi più che mai è necessario che l'agenda europea sulla migrazione torni a valorizzare il principio di sussidiarietà su cui si è basata la politica dell'Unione Europea, tenendo in debito conto i poteri locali e regionali. Ne è convinto il presidente dell'Assemblea Legislativa Piemontese e del Comitato Regionale per i Diritti Umani, che ha aperto al Centro Internazionale di Formazione dell'ILO di Torino il convegno proprio sul filo della frontiera, Europa dei Diritti ed Europa dei Muri, organizzato dal Comitato di collaborazione con il Centro e... organizzato dal Comitato in collaborazione con il Centro e l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Beh, il tema dell'immigrazione sta diventando un tema estremamente attuale e puntuale. Non passa giorni che la televisione, i media in generale ci mostrano immagini di persone che si muovono da un punto all'altro del mondo, e queste immagini rischiano di passare nella nostra assuefazione generale. Oggi a Torino vogliamo fermarci un attimo a riflettere insieme su questo fenomeno importante, epocale, per capire come dal punto di vista politico, dal punto di vista economico e anche della gestione dei territori questo massiccio fenomeno possa essere governato rispettando il diritto delle persone ma anche rispettando il diritto delle comunità a vivere in maniera ordinata. Parlare di migrazione, di fenomeno migranti è fondamentale perché questo tema sta mettendo a dura prova il processo di integrazione dell'Unione Europea. Noi rappresentiamo gli enti locali che sono i soggetti che affrontano in prima persona quotidianamente questa emergenza e che ci chiedono di iniziare a ragionare sul tema non solo dal punto di vista emergenziale, ma proprio per un'integrazione di medio e lungo periodo. Sono le nostre città che accolgono i rifugiati, i migranti, che devono dare loro non solo l'assistenza, ma anche cercare di integrarli nel tessuto, nel welfare cittadino, senza mettere in difficoltà quelli che sono i servizi che già devono dare ai concittadini. Ecco che il tema diventa rilevante, va discusso nei consessi europei in primis, perché l'Europa non può lasciare da sola l'Italia, ma deve essere discusso con una visione strategica di più istituzioni, e quindi partendo dal livello locale, ma coinvolgendo il livello regionale, nazionale ed europeo. Solo se avremo una visione strategica a 360 gradi con tutti gli attori competenti, forse riusciremo a trovare una soluzione a questo problema che sicuramente sta mettendo in grosse difficoltà le nostre città.